Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare con voi un portatovagliolo che secondo me per le giornate estive, con quando si fanno questi pranzi un po' così leggeri, magari sul terrazzo, a me piace un sacco. Io li ho fatti per me e voglio farvi vedere appunto come li ho realizzati. E li farò con il macramè. E tra l'altro, visto che ho utilizzato questo macramè e lo avete visto nella descrizione dei prodotti che utilizzo, ho messo proprio questo kit dove c'è il macramè, dove ci sono delle, non so se l'altra volta ve l'avevo fatto vedere, ci sono delle perline e ci sono dei particolari per realizzare delle cose. E visto che non mi piace magari proporvi un prodotto che so che diverse persone l'hanno acquistato e poi magari fanno giusto il lavoro che ho fatto vedere e poi devono farsi venire in mente come utilizzarlo, quindi ho anche piacere quando riesco di fare più lavori con lo stesso prodotto, così per chi già l'ha acquistato, chi vuol fare il lavoro, lo vuole acquistare, lo acquista e sul mio canale trova altri tutorial con cui l'ho già usato, e chi l'ha già acquistato non deve acquistare nulla e può andare avanti ad utilizzarlo, perché chi mi conosce sa che lo spreco è una di quelle cose che proprio non mi piacciono. Quindi utilizzerò questo kit che io chiaramente avevo già e utilizzerò uno di questi anelli che sono all'interno del kit, quello più grande. Quindi utilizzerò in questo caso specifico l'anello e il mio macramè. Allora, io ho già tagliato, vediamo quanti sono, poi non so se saranno sufficienti, ma adesso al limite poi li aggiungiamo. Sono 2, 4, 6, sono 8 pezzi di macramè che ho tagliato delle dimensioni di 25 cm. Lo riverifico così siamo più tranquilli. Sì. 25 cm, questo è 24,5, ma li ho tagliati così, quindi diciamo 25 cm, quindi 8 pezzi da 25 cm. È semplicissimo questo portatovaglioli, però a me piace un sacco. Qua vedete che ho sul tavolo ve li faccio vedere, sono dei portachiavi che sto realizzando con la resina, perché sapete che la resina la sto veramente guardando, studiando, perché mi piace da matti, quindi vi anticipo che farò degli altri tutorial, perché mi piace molto, si possono fare delle cose veramente belle, e questa è una versione che sto facendo di portachiavi per, diciamo, la versione estiva, guardate così, li ho voluti fare che sembrassero un po' tipo una spiaggia con del mare, e quindi niente, ce li ho qui perché devo completarli. Questi invece sono con del glitter, che è sempre però in tema mare, perché i colori sono quelli dell'azzurro verde dell'acqua, quindi li ho lasciati lì perché mi piace guardarmeli. Allora, torniamo a noi. Quindi ho tagliato questi 8 pezzi da 25 cm di macramè, non dobbiamo fare nient'altro che questa operazione, è veramente semplice, semplice, semplice. Allora, prendiamo il nostro pezzo di macramè, lo dividiamo a metà e andiamo ad inserirlo facendo semplicemente questo blocco, questo cappio in questo modo sul mio portachiavi, scusatemi, sul mio portatovagliolo. Parlato dei portachiavi, mi sono confusa. Quindi andiamo a farlo con tutti e gli 8 i pezzi e vediamo un po' fin dove arriviamo con il macramè. Chiaramente fatelo sempre dallo stesso lato e inserite sempre nello stesso modo il filo, altrimenti vi ritrovate con le parti che poi non sono uguali. Mi spiego meglio, così ci capiamo. Vedete che qua siamo con questa situazione, dall'altra parte la situazione è questa, quindi noi adesso procediamo in questo modo, ma mi raccomando, o da un lato o dall'altro, ma che siano sempre tutti uguali, questo è molto importante. Quindi procedo e vado avanti a fare questo lavoro. Allora, mentre finisco, vi chiedo una cosa, così me la lasciate scritta nei commenti, volevo sapere se voi in questo periodo estivo, così, state facendo i vostri soliti lavori oppure come me
Avete voglia di qualcosa di diverso? Perché io ogni tanto ho bisogno di cambiare, di fare cose nuove, di imparare tecniche nuove, perché sennò altrimenti mi viene tutto un po' a noia. E quindi se state facendo delle cose nuove, degli esperimenti nuovi, non so, avete qualche idea nuova, scrivetemelo nei commenti perché mi fa proprio piacere sentirlo. Perché io immagino che io sia un po' come tutte le creative, no? Quello di la voglia di fare, di imparare cose nuove sia sempre dietro l'angolo. E quindi, a parte che l'avete sempre già visto, perché anche sul mio canale non riesco a fare sempre video uguali perché ogni tanto comunque devo cambiare. È sempre stato così, quindi. Però magari in questo momento nello specifico mi sono messa a studiare la resina e quindi sto facendo delle cose con la resina. Adesso magari farò dei video perché ho visto che con la resina UV, quella che si asciuga in maniera molto veloce con la lampada UV, si possono fare delle cose molto belle senza avere dei costi esagerati, e insomma, si può per iniziare a provare si può fare veramente tanto. Poi se a uno piace continua, altrimenti no. E quindi vi darò qualche idea, vi farò vedere qualcosa che faccio. Tanto io sto facendo tante cosine, quindi farò un video mentre produco, diciamo. Allora, direi che 8 pezzi stappano bene perché mi riempiono una parte di portatovagliolo che direi che è sufficiente. Ora, questo è il retro, la parte frontale del nostro portatovagliolo sarà questa perché vedete che è più bella così. Guardate che carina. A questo punto, la cosa che dobbiamo fare è semplicissima. Allora, intanto faccio subito una cosa. Visto che, perché chiaramente non sono tutti uguali, vado già più o meno senza badare troppo, però intanto vado a togliere i pezzi in più di quelli più lunghi, semplicemente perché devo pettinarli e quindi è inutile che abbia dei pezzi più lunghi che non servono. Dopo vediamo un pochino di farli bene. Allora, prendiamo un pettine. Voglio provare questo pettinino che ho comprato apposta per questo, devo dire la verità, boh, in un negozio di cinesi, quindi l'ho pagato veramente pochissimo, perché ha i denti molto molto fitti, perché pensavo che potesse andare bene per questo lavoro qui, però vedete che l'ho aperto, lo sto provando insieme a voi, e quindi sì, direi che ci siamo. Perché se avete i denti più larghi riuscite lo stesso a fare questo lavoro. Diciamo che l'unica cosa è ci mettete solo un pochino più di tempo perché vi separa più piano i fili del macramè. Però va bene lo stesso. In questo modo invece, essendo più sottile, si fa un po' più di fatica, perché comunque prende i fili meglio e quindi è un po' come spettinare i capelli, no? Se utilizzate il pettine, quello lì più. Il pettine più spesso fate un po' meno male e ci mettete più tempo a spettinare tutto. Invece con questo qui, con un po' di pazienza, basta non prendere tanto filo alla volta, vedete in questo modo qui, e riuscite a pettinare. Ora, forse è fin troppo sottile, adesso che lo sto provando, diciamo che va bene perché poi lo scopo è questo, però forse se avete un pettine anche leggermente più grosso di questo, meno fitto di questo, non più grosso ma meno fitto, va bene lo stesso. Forse vi stressate meno a fare questo lavoro qua. Comunque, io ho comprato questo pensando andasse bene, vedete che va bene, quindi continuerò ad usare questo, visto che l'ho comprato, non c'è nessun problema. Per cui pettiniamo fino in fondo, così, e chiaramente pettiniamo partendo sempre, dobbiamo arrivare anche all'inizio del filo, proprio sotto il nodo, qua, in questo modo, che rimane più bello. Ok. Vedete che non ho accelerato il video, l'ho fatto proprio con voi, quindi è una cosa che si fa in fretta, non ci va niente. Ok?
Quindi guardate un po', vedete che l'effetto è questo. Guardate che carino. Adesso con la nostra forbice, anzi, lo farei intanto per accorciare un po' e poi toglierei comunque la parte sottostante perché vedete che con il pettine si va leggermente a rovinare. Quindi no, non ci resta nient'altro da fare con la forbice che andare a livellare sotto in questo modo. Fate ad occhio, niente di complicato, così. Se poi vedete che non l'avete perfettamente fatto dritto o arrotondato come volevate, poco male, potete accorciare ancora un pochino, tanto di margine con la lunghezza che abbiamo fatto dei 25 centimetri ne avete da vendere. Anzi, fatemi controllare di aver tagliato bene tutto. No, vedete, qua ci sono un pochino di pelucchi che escono, noi glieli tagliamo. Ok, direi che così è a posto. Aspettate che lo metto giù, ecco, vedete che non è, io lo metto giusto così centrato. Qui devo appena appena andare. Ok, adesso ci dovremmo essere. Sì, direi di sì. Io ho preso questo tovagliolo che è un po' così glitterato perché mi piaceva l'idea di abbinarlo con questo macramè. Quindi l'unica cosa, lo apro, prendo il centro in questo modo qui e vado ad infilare il mio portatovagliolo. Che metterò così a fianco al piatto. Vi assicuro che l'effetto è veramente veramente carino. Se poi doveste avere per esempio del macramè di più colori, chiaramente potete alternarli e fare anche una cosa un pochino più colorata. Io avevo questo e quindi l'ho fatto tutto uguale. Come avete visto anche oggi un video estivo abbastanza veloce, anzi direi velocissimo e facilissimo. Spero che vi sia piaciuta l'idea. Come al solito, se avete dubbi o domande, scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile. Aspetto come al solito i vostri commenti che mi fanno sempre tanto 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 piacere. E detto questo, non vi rubo più tempo, ma vi dedico buona creatività, come dico sempre. Vi do un forte abbraccio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!